Ciao Vincenzo. Ciao Tinto. Benvenuto a Mica Pizze e Fichi. Grazie. Ti presento Nerina. Ciao Nerina. Benvenuto, tu sei grazie. Un'istituzione della pizza. Sono la quarta generazione della mia famiglia che facciamo pizza a Napoli. Bene. Mamma mia, allora con che pizza ti presenti il tuo cavallo di battaglia? Il cavallo di battaglia è la tipica pizza fritta napoletana. Sapevo. Con ricotta, sì. Fior di latte, pomodoro. È un prodotto tipico napoletano che sono i cicoli. Viene chiuso a calzoncino, fritto e ti mangi un qualche cosa di eccezionale. Sfizio. Leggera. Allora, ovviamente si parte dall'impasto, che farina usi? Una farina bio con tutti i benefici della fibra, ne usiamo circa mezzo chilo per fare il nostro impasto, lo versiamo interamente nella nostra ciotolina, in questo modo qua, dopodiché ci aggiungiamo circa un grammo di lievito, questo è un impasto che deve lievitare almeno 24 ore. Ok, importante. Quindi lo facciamo il giorno prima per il giorno dopo. Ok. Bene. Dopodiché, una volta aggiunto il lievito, diamo una mescolatina. Con la cucchiara. E poi aggiungiamo l'acqua. Per mezzo chilo di farina ci vogliono 350 ml d'acqua. Prima che si assorba tutta l'acqua, ci aggiungiamo circa una ventina di grammi di sale. In questo modo qua. Mettiamo sul nostro banco, in questo modo qua. E la vai a lavorare. Iniziamo a lavorarla con le mani, in questo modo qua. Eccolo qua. Una volta quindi ottenuto più o meno una cosa del genere, lo lasci a riposare. Noi ce l'abbiamo già pronto. Sì, l'abbiamo già pronto. Un po' di farina, lo spolveriamo prima. Ah, Vincenzo, come procedi per la frittura? Allora, per la frittura dobbiamo iniziare a scaldare il nostro olio. Sì. E aggiungiamo così un po' alla volta, questo è un olio molto particolare che dà una doratura alla frittura eccezionale e dà un altissimo punto di fumo. Quello è importante, Sì, certamente. Ok, allora, mentre aspettiamo che l'olio arrivi alla giusta temperatura, io vi offro un aperitivo. Va bene. Così sei più energico nel preparare la pizza fritta. Un parmigiano reggiano, stagionatura 36 mesi. Certo. Incredibile. Prego Nerina. Grazie. Vale mille. Donne. Vai Vincenzo. Grazie. Tanto qua un po' ci vuole. Fantastico. Iniziamo a fare la nostra pizza fritta, a stenderla. Normalmente come si stende. Dopodiché aggiungiamo la nostra ricotta. Vedi? In questo modo qua. Questo è fior di latte? Sì. I nostri cicoli napoletani. Cicoli. Questi sono buonissimi, ragazzi. Non vedo l'ora di assaggiarla, guarda. Aggiungiamo un po' di pepe nero. Questo modo qua. E quindi vai a chiuderla. Andiamo a chiudere a mo' di calzone. Facendo combaciare i bordi. Sì. E poi facciamo chiudere di timbro. E voilà. Andiamo così qua. Andiamo. Perfetta, bella dorata. Vedi com'è bella? La tiriamo fuori, ecco, vedi? Guarda, faccio una rima. Bella dorata, ti sorride, hai urnata. Sei anche poeta, bravo. Siamo qua. Eccola qua. Vedete? Davvero, Vincenzo, ha un aspetto meraviglioso. Ok. Adesso ve la faccio assaggiare, perché altrimenti di che cosa stiamo parlando? Guarda, mentre la taglio prendo da bere. Ottima! Io vado ad assaggiare. Dio buona. Esiste proprio. Grazie. Buona? Ti piace? Hai visto? Sai Vincenzo, è sbalorditiva la croccantezza dei due piani. Quando dai il morso senti questa croccantezza. Allora, io adesso andrò a scegliere tre ingredienti della nostra dispensa e tu dovrai creare una pizza con la fantasia. Va benissimo. Vado? Ok, vai. Vediamo. Tu non guardare. No, non guardo. Va bene. Allora, visto che mi hai colpito con la tua frittura, primo ingrediente, l'olio. Bene, può servire. Sì. Sì. Il secondo ingrediente, le patate. Wow. Vabbè. E poi, come ultimo ingrediente, la mozzarella fior di latte. Meno male. Che ti viene in mente, Vincenzo? Magari, visto che abbiamo questo ottimo olio che è buono per friggere, possiamo fare delle chips di patate con fior di latte
all'uscita ci mettiamo chips di patate, lime e pepe rosa. Che ne pensi? Interessante, interessante. Mi piace. La base della pizza è sempre la stessa, ottenuta con farina di grano tenero macinata a cilindri. Ah, vedi? Gli dai la palla? Presente. Vai. Vieni da questa parte. Vai. Però la pizza la inforno io. Tinto non si è fidato, la inforna lui, mi sembra giusto. Sì, la tecnica è del maestro, ovviamente. Allora, caro Vincenzo, visto che il calore è un ingrediente, quanto starà la pizza nel forno? Quanti gradi e per quanto tempo? Un forno sta a circa 400 gradi, un paio di minuti al massimo, minuto e mezzo, due, ed è pronto. Ah. Eccola! Chips di patate, belle, dorate. Adesso ci andiamo a mettere un po' di lime. Ok, il nostro pepe rosa. Bella! Basilico, ovviamente, sopra, così. Olio a crudo. E il gioco è fatto. Eccola qua. Bella! Ti vado a scegliere il vino. Oggi doppia scelta. Ah, sì? Ti piace l'Ambrusco? Certo, certo che mi piace l'Ambrusco. Per te l'Ambrusco di Modena, in questo caso una versione amabile. Si sposa bene con il nostro pepe rosa che è leggermente piccante. Per Nerina invece, dall'Enoteca regionale dell'Emilia Romagna, quindi siamo nella stessa regione, abbiamo un Lambrusco del fondatore, fermentato in bottiglia, quindi qua ci sono proprio i lieviti. Evviva! Questo è per te. Grazie. Assaggio anch'io. Assolutamente. Questo per Nerina. Ecco, questo per Nerina secondo me è l'ideale. Ed è l'ideale. Vado a mettere anche per te questo. Questo per me. L'ideale con la pizza. Nerina, che dici? Allora, Tinto. Dico che Vincenzo ha trovato una chiave di lettura degli ingredienti che tu gli hai proposto. Quello che è interessante al morso è che mentre mordi senti i profumi del pepe e del basilico e del lime. Io non pensavo di potermi innamorare di una pizza così perché era un po' troppo moderna, invece hai colto nel segno. Grazie. Bravo Vincenzo, grazie. Visto che siamo in rete... Per il brindisi ho scelto un doppio hashtag. Il primo è troppo napoletano. Grazie. Ti piace? Certo, il secondo è mica pizza e fighi. A te Vincenzo. Grazie.